Buonasera a tutti gli amici di 360 Gradi Web TV. Siamo presso la sede di Fratelli d'Italia, qui a Ponte Cagnano Faiano, con il presidente, già consigliere provinciale, Antonio Anastasio. Buonasera, presidente. Buonasera, un saluto a tutti gli amici di 360 Gradi Web TV. E voglio ringraziare tutti voi per avermi dato l'opportunità di fare questa intervista a 360 gradi. Va? Presidente, entriamo subito nel vivo della nostra conversazione. Può descriverci il quadro politico attuale di Ponte Cagnano Faiano e quale ruolo ha nell'amministrazione comunale Fratelli d'Italia, ricordando che sono cambiati qualche mese fa? Per quanto riguarda la politica, il quadro politico che è cambiato nelle ultime elezioni è un quadro piuttosto ambiguo, non c'è stata una vittoria, a mio avviso, di un centro-sinistra unito, tant'è vero che il PD mi sembra che si è fermato al 25-26%, quindi c'è stata, come è successo anche a livello nazionale, questa voglia di cambiamento da parte dei nostri concittadini e c'è stata la vittoria del candidato del PD, dovuta anche a molti personaggi che fino al giorno prima migravano nel centrodestra ed erano vicini, anzi addirittura ne facevano parte dell'amministrazione SICA, che si sono spostati con liste civiche verso il centro-sinistra. Questo ha fatto sì di far vincere il centro-sinistra a Ponte Cagnano e quindi non come una proposta alternativa in merito alle capacità politiche di chi proponevano al sindaco, ma semplicemente per una rottura con il passato, con il vecchio tra virgolette, e quindi oggi ci troviamo una coalizione che è un po' di civici, un po' del PD che sta governando la città. Questo è il quadro, diciamo, che è successo. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, all'interno di questa amministrazione ha avuto un grande successo in campagna elettorale, alle elezioni, e dobbiamo dire che Fratelli d'Italia è stato l'unico partito della minoranza a cui gli è stata riconosciuta la presidenza della commissione trasparenza, che è una cosa molto importante in quest'ente, tramite il consigliere avvocato Isabella Mancini, che fa parte di Fratelli d'Italia. Per il resto, noi come Fratelli d'Italia siamo stati per molti anni all'opposizione insieme al PD, proprio spesso da Lanzara come capogruppo all'epoca, dell'amministrazione SICA e di alcuni sistemi di potere di SICA. Fratelli d'Italia oggi sta nella stessa posizione. Il bilancio dopo 100 giorni di amministrazione Lanzara. Noi non vogliamo condannare dopo 4 mesi un'amministrazione, o tantomeno la vogliamo elogiare questa amministrazione, perché è troppo riduttivo il tempo per dare dei sondaggi oppure per delle opinioni distruttive o positive, ma è una cosa è certa, che il nostro ruolo, come l'abbiamo sempre ottemperato prima, lo continueremo a ottemperare anche oggi. Noi abbiamo parlato sempre di fare un'opposizione costruttiva nei confronti della maggioranza e non un'opposizione demagogica o fatta solo di puntare il dito contro ciò che fa una maggioranza, no, costruttiva. E quindi al nostro beneplacito, quando si tratta di argomenti che vanno nell'interesse della comunità, come siamo fortemente contrari, con tutti i mezzi a nostra disposizione, quando si fanno dei provvedimenti ad persona. Dopo 4 mesi, questa amministrazione purtroppo, sembra che sta viaggiando su una brutta strada. In che senso? Nel senso che si stanno facendo provvedimenti ad persona. Non è concepibile, su questo Fratelli d'Italia insiste, non è concepibile che un'amministrazione lasci nel degrado assoluto una città dando le colpe al passato. Quando parlo di degrado non parlo di opere infrastrutturali, parlo dei minimi servizi che servono alla comunità, parlo dei rifiuti,
parlo della manutenzione ordinaria, cioè qua ormai non c'è neanche più manutenzione ordinaria. Non si fa questo, ma si continuano a spendere migliaia di euro per lo staff del sindaco. Questo noi lo condanniamo. Non stiamo dicendo che condanniamo l'amministrazione per l'operato, no, ma su questi argomenti la condanniamo, perché non è possibile spendere, continuare a spendere migliaia di euro rispetto a uno staff del sindaco che non ha una funzione ben specifica, anche perché la legge è molto chiara, noi l'abbiamo combattuto nel sistema SICA, insieme proprio al primo, ad oggi che è Lanzare il primo cittadino, insieme al PD, ci sono delle delibere e dei forti interventi nell'assise comunale dove io e lo stesso Lanzare ci siamo alzati, ci siamo scagliati contro questa metodologia, cioè fare assunzioni clientelari per dare delle risposte o delle promesse elettorali. Questo non ha senso, perché noi siamo più favorevoli a mettere 200.000 euro per fare un progetto per la città di raccolta di rifiuti straordinaria, di manutenzione straordinaria, ma non di mettere 200.000 euro per accontentare oppure per mantenere una promessa elettorale. Questo va sulla stessa lunghezza d'onda dell'amministrazione SICA, quindi ad oggi possiamo dire che non sta cambiando niente. E quindi significa che il bambino inizia a crescere con una strada sbagliata. La nostra è quella di fare una correzione a tutto questo. Non si deve prendere come un'opposizione distruttiva se un partito ti chiede di fare le cose per bene che 4 mesi prima chiedevi pure tu al tuo predecessore. Quindi mantenuto questo, una certa coerenza. Noi manteniamo la nostra coerenza. Quali sono state le proposte che secondo lei non sono state ancora attuate e che sono state di fatto il cavallo di Troia di tutta una campagna elettorale? Allora, che mi ricordi, perché non è perché noi parliamo di proposte, io invece le definirei promesse elettorali. Quindi promesse elettorali sono state fatte tante. Per esempio ricordo una che mi è venuta impressa, è quella che l'attuale candidato sindaco diceva: io quando diventerò sindaco il comune sarà aperto a tutti. E invece mi risulta che oggi per parlare con il sindaco devi fare una relazione, devi dire chi sei, di che cosa vuoi parlare e poi forse avere un appuntamento. Magari per un fatto di sicurezza. Per un fatto di sicurezza, e posso anche capirlo. C'era il taglio degli staffisti, come c'era anche nel nostro programma di Fratelli d'Italia, c'era anche nel PD più volte detto questo taglio dello staff fisso, mi sembra che ad oggi stia aumentando. Quindi non vorrei che il cambiamento a cui inneggiava tutto il paese, tutta la comunità di Pontina Fana, fosse solo quello di potere per potere. Perché se un cambiamento diventa solo potere per potere, non è un cambiamento. E qui dobbiamo stare attenti a quello che diciamo e a quello che facciamo. Questo è un momento molto delicato per la nostra comunità, perché già da anni sta soffrendo una mancanza di rispetto, io la chiamo, anche da parte dei comuni limitrofi, da parte degli enti sovracomunali, provincia, regione e quant'altro, perché è bloccata e noi vogliamo, cioè io in particolare, insieme a Fratelli d'Italia, vogliamo che ritorni quella Pontecagnano-Faiano che era una volta espressione e punto di riferimento di tutta l'area dei Vicentini. Questo ad oggi non sta accadendo, ci dispiace, ci sono dei provvedimenti che sono stati fatti 2 mesi fa, come la riapertura della discarica di Giffoni, Sardone, che è compostaggio, però che si sta provocando una serie di inquinamento, anche se non è visivo ma è olfattivo, sul nostro territorio, che ne possiamo subire conseguenze, e nessuno dice niente. Cioè ci sono dei temi che vanno ragionati anche con enti sovraccomunali. Vedo questa città ferma, purtroppo non è un po' colpa di nessuno, è colpa di una mancanza di politica vera. Perché quando non hai una politica vera, che è programmazione anche per le comunità, accade questo, c'è la paralisi. Non possiamo dare sempre le colpe al passato, è riduttivo, è inqualificante ed è infantile.
Oggi sono io il presidente di Fratelli d'Italia e me ne assumo tutte le responsabilità, il passato è passato. Quindi se ci sono delle colpe o dei demeriti che deve avere Fratelli d'Italia, sono io a prendermi le responsabilità. È inutile dico, ma c'era prima il presidente che non ha fatto questo, non ha fatto quello, non ha fatto... No, oggi sono io e devo partire da questo presupposto. Qualche giorno fa abbiamo assistito a un piccolo scambio di opinioni tra lei e il sindaco. Vuole raccontarci brevemente il contenuto di questi messaggi via social e perché c'è stato questo screzio? Ma no, non è uno screzio, anche perché io sono abbastanza antico, diciamo, non di età, però non ho tanta dimestichezza con i social. E logicamente mi sono solo permesso di fare una battuta dicendo che c'è un super assessore ai lavori pubblici e che per risolvere il problema dell'allagamento ha fatto dei buchi in un muro di via Torino, questo grande sottopasso, eccetera, eccetera, dice, ha messo sui social risolto il problema dell'allagamento. Io mi sono solo permesso di dire, guarda, è come se io d'estate giro con la giacca di lana e ti faccio i fori dentro per avere un po' d'aria, perché penso che avendo fatto l'assessore ai lavori pubblici, presidente della commissione pubblici per provinciale, cioè ho un po' di esperienza, che va fatto un ragionamento strutturale anche e preventivo, perché non sono solo i buchi, perché poi quell'acqua mi andrà nel sottopasso, se non funzionano le pompe si allaga nel sottopasso, il problema non sarà risolto perché se non si vanno veramente a fare interventi di prevenzione in tutti i tombini, le grate, di pulizia, di cose, anche perché ci troviamo in una zona che non vengono fatte le rete fognate e le acque bianche dal 1985. Dal 1985 ad oggi in quella zona c'è stato un flusso di cittadini, cioè di persone in più, di fabbricati, che sono 500-600 famiglie che vanno a versare in quelle fogne, in quei canali per le acque bianche. Quindi è strutturale la situazione e mi sono permesso di fare questa battuta. Evidentemente il sindaco ha confuso persone, perché pensava che ero qualcun altro, per dire, è amministrato da 20 anni il vecchio, perché ho ricordato semplicemente al sindaco che io ho amministrato 2 anni, dal 2005 al 2004-2006, ero assessore ai lavori pubblici, sotto il mio assessorato sono partite 7 opere pubbliche e lui era consigliere con l'amministrazione del GAIS. E poi ho amministrato, nel 2008 ho fatto l'assessore all'ecologia, l'unico anno, nel 2008, che il comune di Montecagnano ha preso il premio riciclone. Quindi poi ho fatto sempre opposizione insieme a lui, sono stato in provincia e le mie opere che ho fatto in provincia sono sotto gli occhi di tutti e sono realizzate, quindi penso solo, glielo ho detto, che ha fatto un po' di confusione di personaggi, però è finita là come... Anzi, l'ho invitato, come lo inviteremo pubblicamente anche, come stiamo facendo oggi. Contraddittorio, il confronto è bello, il confronto è bello perché... Opposizione costruttiva non è quello là che ti fa l'elogio sul social, ti mette il mi piace o ti elogi che hai pulito una strada o qualcosa e tu dici bene, questa è l'opposizione. No, questo io la chiamo diversamente. Non gli voglio dare neanche l'attributo, ma io non devo, né io né tanti che fanno parte del nostro partito, devono ottenere niente da questa amministrazione, quindi non c'è bisogno di fare la mucca di turno o la sviolinata. Noi facciamo opposizione costruttiva come mettiamo in guardia il sindaco, che penso che non lo saprà neanche lui, perché se lo sa lui significa che è grave il fatto, a far dimettere qualcuno della sua squadra, qualche assessore, che pensa che l'ente sia un cassetto pieno di soldi per pagare i propri effetti cambiali personali. Questo non è. C'è un assessore invece che pensa questo. C'è un assessore che ha fatto fare un incarico al cugino diretto, che è l'assessore ai lavori pubblici, vabbè, di questo ente, ed è il cugino diretto che gli siano stati affidati gli incarichi. Allora io penso che noi lo invitiamo a dimettersi, perché eticamente non può esserci neanche niente di male, perché se c'è un cugino professionista lo puoi anche utilizzare, ma è un fatto etico. È un fatto etico. Quindi se cambiamento deve essere, non torniamo al passato, deve essere cambiamento. Allora io mi sarei dimesso il giorno dopo mi sarei dimesso come assessore. Perché in tutti gli anni che io ho governato in provincia non mi sono mai permesso di dare un incarico né a mio cognato, né a miei cugini, né a mia moglie. Questo l'abbiamo condannato nel passato con interventi alla Procura della Repubblica, proprio il sottoscritto.
ha fatto delle istanze per l'ex asilo, per l'asilo, eccetera, eccetera, di tutto quello che è successo, lo faremo oggi per questa stessa cosa. Come la stessa cosa stiamo avvisando sempre il sindaco, quindi non è una minaccia, ma è un consiglio, perché capisco pure che il dottor Lanzara non ha mai governato. Quindi io capisco le difficoltà che ha chi si trova all'improvviso, cioè come un sogno si trova su quella poltrona. Quindi secondo lei il sindaco è gestito da altre persone? Guardi, magari si è gestito da altre persone che fanno politica e sanno come si fa la politica. La vera preoccupazione è questa, perché io conosco uomini del centro-sinistra, ho governato in provincia con uomini del centro-sinistra che sono uomini capaci di governare. Io non vedo qua che ci sono quegli uomini dietro. Questo forse è il suo handicap, forse dovrebbe chiamarli, dovrebbe chiamarli, perché non può farsi consigliare da chi prima era assessore della Giunta Sica e oggi è suo assessore e poi gli fa questi danni, tipo l'incarico al cugino, è chiaro? Oppure farsi consigliare da persone che sono alle prime armi, perché io capisco la gioventù, ma Pontecagnano Faiano non è una comunità di 3.000 persone, di 5.000 persone, Pontecagnano Faiano è una comunità di 25.000 persone, è una comunità dove già 10 anni fa nascevano i primi centri commerciali e oggi sono delle sole testimonianze, è una comunità che ha lottato per avere la barriera Francifoot fino a Pontecagnano, è una comunità che è il fulcro tra Salerno, capoluogo di provincia, e tutti i paesi limitrofi, e tutta l'area di collegamento con il Cileno, cioè è una località anche turistica, forse, se vogliamo così. Quindi ci vogliono i consigli, non deve prenderla male se vengono da un altro lato, perché anche a livello di governo, oggi, come Fratelli d'Italia, noi siamo all'opposizione come il PD, però noi se portiamo una proposta tipo la legge salva bebè, eccetera, cioè che va nell'interesse dei cittadini italiani, viene votata un'unanimità. E quindi che cosa significa questo? Significa maturità. Uno deve essere anche maturo, di riconoscere i propri limiti e di non essere presuntuoso, perché la presunzione è sinonimo di ignoranza. Quindi questo sta accadendo in questa comunità, vedo molto odio, vedo come una rivendicazione contro il passato, io ne ho subite tante nella mia vita, ma veramente ne ho subite tante, ho pagato in prima persona anche per cose non fatte, va bene, però la politica è questa, purtroppo è una passione, ma non nutro odio nei confronti di nessuno, e questo significa diventare maturo. Ed essere obiettivi. Questo è l'invito che io faccio a questo sindaco, questa amministrazione, di cambiare rotta. Non stiamo puntando il mitra, ma cambiate rotta, perché noi queste cose le abbiamo condannate nel passato, le continuiamo a condannare e lo faremo in tutte le sedi opportune. Tant'è vero, noi abbiamo la nostra consigliera comunale, che è l'avvocato Mancino, che sta facendo una serie di indagini di tutto ciò che sono gli atti prodotti, sia nel passato che anche oggi. E noi oggi ci troviamo di fronte, e poi prossimamente, pensi, se sarà ospite di 360 gradi, farà anche lei, potrà dire la sua su questi argomenti, e come i decreti che fa il sindaco per lo staffista, per gli staffisti. Guardate, non hanno capito che lo staff di un sindaco, gli uomini o le donne che fanno parte di un staff, non possono avere ruoli gestionali. Quello è un danno erariale, perché tu stai, sfruttando un'agevolazione, mettiamola così, che c'ha un sindaco per tramutarlo in posti di lavoro. Questo è grave, ci sono state delle sentenze della Cassazione che hanno condannato sindaci come danno erariale. Allora attenzione, perché noi quegli atti li andremo a prendere, li manderemo alla Corte dei Conti. Questo lo dovrebbe fare un'opposizione che ha un senso civico. Noi abbiamo un senso civico su questo. Quindi noi preferiamo che al posto di mettere quei soldi, lo sa, si mettano
per dare dei servizi alla comunità. In conclusione, quali sono gli obiettivi di Fratelli d'Italia? Non soltanto quelli legati al territorio di Ponte Cagnano Faiano, ma quelli legati anche ai territori provinciali e regionali. Io penso che, a parte che sono presidente qua a Ponte Cagnano del partito, sono anche un membro uno dei dirigenti di Fratelli d'Italia, sono stato uno dei firmatari quando è stato costituito Fratelli d'Italia, cioè dei fondatori di Fratelli. Io penso che Fratelli d'Italia è un partito che sta in crescita, è un partito che sta in crescita proprio perché ha usato coerenza, sta dimostrando anche sui territori di essere un partito presente, di essere un partito che è propositivo nelle proposte, cioè anche noi a Ponte Cagnano la stessa cosa, abbiamo fatto delle proposte per la sicurezza, ne faremo altre, come a San Cipriano, c'è una serie di amministratori che stanno vedendo di buon occhio Fratelli d'Italia, perché guardi, avere un partito piccolo del 4, del 5%, un partito che non è visibile sui social, in televisione, parliamoci chiaro, come lo è la Lega, che schizza da un 4% a un 20%, è un po' più difficile, però penso che questi fenomeni, perché lei, non so se si ricorda Renzi, il PD c'è stato un momento che è arrivato al 41%, quindi, però sono quei fenomeni che fanno riflettere chi fa la politica, perché questi sbalzi sono temporanei. Oggi c'è una velocità nella vita che è pazzesca. Immaginiamo che ci ha messo 20 anni la DC o il Partito Comunista ad arrivare a una certa percentuale, adesso ci sono degli sbalzi. In un anno dal 10 passi al 30, dal 41 passi al 17. Quindi noi come Fratelli d'Italia invece siamo visti per quel partito che ha delle proposte serie, al di là dei social, e ci sono molte amministrazioni e molti cittadini che queste cose le valutano, al di là dell'ondata, io la chiamo l'ondata momentanea, perché oggi è facile saltare sul carro della Lega, sul carro di un altro partito, Movimento 5 Stelle, oggi si parla con la gente, sono tutti Movimenti 5 Stelle. Tra due anni che non riesce a fare il reddito di cittadinanza, lì non riesce a mantenere le proposte, semmai passeranno per un altro partito. Cioè, noi siamo un partito che abbiamo dei valori, cerchiamo di trasmetterli questi valori, siamo coerenti nelle nostre scelte, tanto è vero che noi al governo non ci siamo, anche se ci volevano all'interno. E bene ha fatto la Meloni a dire no, ferma, io su alcuni argomenti voglio decidere con il mio partito se avallarli o meno. Hanno proposto anche dei ministeri, non è vero che non hanno proposto, io ero testimone delle telefonate intercorse tra i leader, e invece ci siamo fermati, tant'è vero che oggi Salvini propone di dare il reddito di cittadinanza anche ai Rom che sono presenti in Italia, la Meloni dice no, stop, perché non puoi fare una guerra ai Rom o agli altri e poi dopo gli vai a fare il reddito di cittadinanza, è un controsenso. Quindi è un po' questo, e questo stiamo vivendo anche in provincia di Salerno, in regione Campania, ci sono i prossimi appuntamenti che sono le elezioni provinciali, che spero che questo governo abolisca questo metodo contorto è fatto proprio in un modo capestro, che ha tolto addirittura alcune competenze importanti alle province, perché io sono più favorevole all'eliminazione della regione Campania, che è un carrozzone che costa miliardi di euro, che una provincia, anche perché oggi, e facciamo un esempio di Ponte Cagnano, la maggior parte delle strade extraurbane sono di proprietà della provincia. E logicamente è la provincia che sta più a rapporto con il comune, non è la regione. Immaginiamoci che la regione Campania debba sapere dove si trova via Scontrafata di Ponte Cagnano, si è allagata, non la conosce, come si ci arriva la regione? Quindi questo è il concetto, però ci sono oggi queste leggi, le rispettiamo, ci auguriamo che cambi, si dia potere al popolo veramente. Si possono anche contestare, è vero che Fratelli d'Italia, proprio il senatore Iannone, ha fatto un'interrogazione proprio per vedere di riportare l'elezione popolare anche per le province. Grazie Presidente per il tempo che ci ha dedicato e salutiamo tutti gli amici di 360 gradi Web TV e mi raccomando, non perdete il prossimo appuntamento con l'intervista.